Allora, non ci fossero strutture alternative, potrei capirlo e saremmo disposti a fare un pianto, ecco, dice ok, non si può fare altrimenti. Qui ad Arezzo, vicino all'autostrada, c'è un albergo nuovissimo che può ospitare il doppio, diciamo, del Planet qui e in migliori condizioni. Chiedono maggiori sicurezze i residenti di Rigutino da quando hanno saputo che l'hotel Planet potrebbe presto diventare un albergo Covid e ospitare quindi non solo pazienti in dimissione, ma anche medici ed infermieri. A chiedere che ci sia la verifica di tutti i requisiti e soprattutto i massimi livelli di sicurezza era stato anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Che ospita i Covid positivi in dimissione dall'ospedale, quindi quelli che sono nella curva decrescente della patologia, i Covid positivi che non è possibile isolare a casa e che sono seguiti dalla USCA, coloro, quei nuclei familiari che abitano in una casa piccola nella quale un tampone è risultato positivo ma gli altri no, è necessario separarli, è necessario che chi ha questo tampone positivo viva da un'altra parte, perché rischia, non potendo vivere in stanze, in parti di casa completamente separate dagli altri, dovendosi comunque cibare, dovendosi comunque utilizzare gli stessi servizi igienici, è necessario che svolga la sua degenza altrove. E quindi questo è il secondo caso di soggetti che, seguiti da USCA, saranno ospitati nella residenza sanitaria di Rigutino. Terzo, i pazienti in dismissione, ma con necessità di un secondo step di valutazione. Quindi non sono le patologie gravi. Ciò nonostante sono soggetti positivi. Allora, volevo informarvi circa il fatto che chiederemo alla ASL una dettagliata relazione sui motivi e i criteri che li hanno condotti a scegliere questa residenza e non altre. Perché, ci tengo a precisarlo, questa scelta è stata fatta in piena autonomia dall'azienda che si è sentita con Federalberghi. Quindi c'è un soggetto fornitore di strutture alberghiere sottoutilizzate o comunque disponibili a fare questo servizio e l'azienda sanitaria. Questi due mondi si sono confrontati, ne è venuto fuori la scelta di quel soggetto. È una scelta che mi è passata sopra la testa. Ne vengo a conoscenza, la sto valutando, chiedo all'azienda una valutazione complessiva dei rischi a cui sono eventualmente sottoposti i soggetti che non c'entrano nulla con questa residenza, che stanno fuori, che sono gli abitanti di Rigutino. È doveroso, lo devo fare e spero che l'azienda abbia fatto una valutazione critica di tutti i rischi connessi con la gestione di un sistema come questo in quella localizzazione. Questo al netto di qualsiasi tipo di polemica e con l'azienda e con la regione e con i miei concittadini. È un momento di chiarezza che deve essere dato, perché se questa residenza è stata scelta, evidentemente i motivi tecnici per poterlo fare mi auguro che ci siano. I residenti chiedono sostanzialmente che si trovi un'altra soluzione. Il problema è che questo albergo non è vicino ad un paese, questo albergo è nel paese. Qui ci sono tantissime famiglie che hanno dentro tantissimi bambini, io per prima, gli anziani. Non diamo per scontato che queste persone escano, ma se dovesse capitare che una persona esce, cioè qui si innesca un focolaio che non soltanto prende Rigutino, prende anche gli altri paesi, Frassineto, Vitiano. È troppo pericoloso per noi. Noi non è che non vogliamo accogliere, noi accogliamo tutti, non siamo un popolo che non accoglie. Soltanto che in questo momento la priorità è la nostra salute e quella del popolo di Rigutino. Ci sono tantissime strutture che sono secondo noi più adeguate anche per gli stessi pazienti. E comunque sia, noi abbiamo paura, cioè non è una questione di essere cattivi o essere... Noi abbiamo paura perché qui siamo in un paese, siamo nel mezzo del paese.